Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in live! Come la va? Come state?
Ciao a tutti ragazzi, siamo qua pronti per cominciare una nuova avventura che spero vi piacerà. Salve a tutti ragazzi, che si racconta prima di immergerci, ovviamente in game. Ciao a tutti ragazzi. Come la va? Oddio, il ciuffetto strambo però, aspettate che me lo sistemo. Ok, no, è da questa parte forse. Ok, più su. Ok, mi sto specchiando nella fotocamera, ragazzi. L'egocentrismo è una brutta bestia. Come la va? Come la va? Spero vi piaccia il nuovo setup. È un po' più dark, un po' più oscuro. In realtà è solo una prova quella di oggi. Capiremo se vi piace effettivamente e se tenerlo da qua in avanti per le live. Però mi piaceva di più qualcosa del genere. Anche la chat, vedete, è un filino meno invasiva. Insomma, sto cambiando delle robe. Detto ciò, signori, non so voi, ma io ho una grande, grandissima voglia di tornare nella mia Hyrule, che ho lasciato in quel di Breath of the Wild, che sto terminando, e quindi ovviamente non vedo l'ora di godermi questa nuova Hyrule, la Hyrule di The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Primo titolo della saga con Zelda protagonista. Un titolo 2D, uno Zelda classico ma innovativo, con delle dinamiche prese dagli ultimi titoli 3D. I voti di questo gioco vanno dall'8 al 10. Dovremmo essere davanti a un vero e proprio capolavoro. E ragazzi, me lo voglio godere. Me lo voglio godere tantissimo. Intanto, Sena, grazie mille per il 20esimo. Ragazzi, me lo voglio godere di brutto. Quindi, signori, levo la musica. Vado a far così. Vado a far così. E vado a far così. Signori, e insieme a voi, non credo sarà GOTY, ma sai perché Black? Perché esce Dragon Ball, e secondo me il GOTY se lo becca Dragon Ball, secondo me arriverà al secondo posto. Non fosse uscito Dragon Ball, questo sarebbe stato il GOTY del 2024 a mani basse, ma secondo me lo prenderà Dragon Ball il GOTY, ma vedremo, non si sa. Detto ciò ragazzi, però, si comincia. Non posso piangere all'inizio di un gioco, vero? Wow! Abbiamo un Link full. Ok, abbiamo le bombe. Usa la spada, è certo. Qua prenderò qualche rupia, ne dubito. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in live. Ok. Ragazzi, vi chiedo se le musiche vanno bene. Ok. Perfetto. Primo nemico, primo cuore.
Ok. Ottimo. Ah, meno ottimo. Tre nemicelli. Aia. Ok. E anche primo danno. Fermi. Se conosco Zelda. Ah, peccato. Ma aspettavo un cuoricino di ripristino, visto che siamo all'inizio. Ok. Ha una cura nel dettaglio sto gioco che... Ma non mi aspettavo niente di meno da uno Zelda. Sentite le musiche, sentite il comparto audio, il comparto video, è una roba. Ah, due key! I nostri pipistrellozzi, potevate darmi comunque un cuoricino, maledetti. Ok. Ovviamente questo, ragazzi, è il preludio della nostra avventura. Infatti stiamo usando Link. Oh, full, perfetto. Dicevo, stiamo usando Link, ragazzi, come vedete. Ma non... Aia, ma non credo lo utilizzeremo ancora per troppo. Fermi, uno blu. Questo è un po' più cattivello. Bello tostarello da buttare giù. Ok. Cuore. Grazie, ci refulliamo. E si va, ragazzi. Credo siamo vicini alla cutscene. Guardate il miasma. Signori, c'è del miasma. Ok. Siamo già alla seconda fase contro Ganondorf. Questa non mi piace per niente. Ciao. Notare che c'è Zelda lassù da salvare, ragazzi. Aia. Aia, mazza quanti cuori fa di danno sto ragazzo. Non per niente è il boss finale, quindi ci sta pure tutto, però. Ok. Quante fasi hai, Ganondorf? Grazie. La pallettola, molto bene. Ciao, 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 ciao. Ovviamente posso usare anche... Ah! Volevo provare l'arco. Ok. Sto facendo delle prove tecniche, ragazzi. Ok.
Buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Come vedete, il nostro Link si è sacrificato ed è caduto in questa voragine. Guardate l'interno della voragine. E con l'ultima freccia, prima di essere, come dire, sopraffatto dal nulla, ha comunque spaccato il cristallo. E noi ora siamo Zelda, la vera e propria protagonista. Con tre cuori, siamo all'inizio. E questo, ragazzi, esamina. È il mantello di Link. Questa, ragazzi, è un'esclusiva Nintendo Switch. Hai ottenuto il mantello dello spadaccino. È stato abbandonato dallo spadaccino con la tunica verde. Indossalo con il cappuccio alzato. Dissimula il tuo volto. E questa luce ci sta guidando. Oh no, perché me lo dovevo aspettare, è il trailer. Salta Zeldina mia. Salta Zelda. Tu hai la triforza della saggezza, sii saggia. Devi essere saggia, Zelda. Ok, per fortuna ci sono le ombre che un po' ci fanno capire dove cadranno i massi, ma... Ok. Zelda, sii saggia. Sii saggia. No, questo no. Questo no, 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 no. Che grazie. Tutto a posto, raghi. Tutto a posto. Stiamo solo correndo. Pensate se avessi failato la porta. Wow. Questa, ragazzi, è la scena del trailer. Il miasma, o quel che l'è, si è fermato. Zelda, purtroppo, è scoraggiata. E davanti a noi è arrivata la mattina. È arrivato il sole. E sta illuminando la nostra nuova Hyrule. Buon pomeriggio a tutti. Comincia così The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Ovviamente, ragazzi, per chi non lo sapesse, Zelda è la credo lo sappiate, però Zelda è la principessa di Hyrule. Mi brillano gli occhi. Sì. Si vede che lo stavo aspettando, sto gioco. Ragazzi. Oh, grazie al cielo siete salva. Sono così felice. Siete ferita, vero? Quei 7 giorni in cui siete stata portata via da noi sono stati insopportabili. I soldati vi hanno cercata tutto il tempo, invano. Avevamo paura che fosse stata annullata. Evviva, principessa, gioca con me. Anche qui è apparso uno squarcione, ma sono felice che sei tornata sana e salva. Ciao a tutti, ragazzi. Principessa, mi permetto di porgervi anch'io le mie felicitazioni per il vostro ritorno. Posso suggerirvi come prima cosa di andare a parlare con il re di Hyrule? Sono certo che sarà più che felice di sapere che siete tornata sana e salva. Il re di Hyrule è nostro padre. Ci troviamo qua nel borgo di Hyrule o di Hyrule. Non so dirvi quanto sia bello avervi di nuovo qui tra noi, principessa. Avevamo tutti paura. Ok, perfetto, sono le stesse frasi. Intanto vorrei un attimo vedere il borgo di Hyrule. Ciao, cagnetto! Che cosa incredibile, uno squarcio che si è aperto nel bel mezzo del borgo. È tutto nero e buio e fa paura. Chissà se cosa succede se ci si finisce dentro.
Giusto un pochino, ma è bello quando ciò accade. Speriamo sia all'altezza delle tue aspettative, lo spero davvero. Diciamo che Zelda per me rappresenta un marchio di fabbrica. Certo, non siamo davanti a Breath of the Wild né a Tears of the Kingdom. Sono due titoli diversi rispetto a questo, ma nella sua semplicità. Mi posso aspettare grandi cose. Terribili, certo, ma grandi. Il team di The Legend of Zelda è qualcosa di bello. Altro cagnettolo, qua che si avvicina, ciao. Mi segue, ciao. Qua è il mercante, ma sono povero, intrappolata da un mostro per 7 giorni. Beh, se c'era qualcuno in grado di trovare una via d'uscita, quella eravate voi, principessa. Non c'era alcuna ragione di preoccuparsi. Forse un po' esagerato con i complimenti. Tanto qua io non posso... Ah, ok, posso saltare per... Ma col cane che mi sei... Anche qua abbiamo la statuina. Che felicità, siete tornati, avevamo paura di avervi persa per sempre. Ogni giorno tutti quanti si sono impegnati a cercarvi, principessa. Ok. Per tutti i 7 giorni in cui sei stata lontana non ho potuto chiudere occhio, ma rivederti qui tra noi porta nuova energia. Bentornata a casa, principessa. E qua stanno vedendo lo squarcio. Principessa Zelda, guardate, la mia povera casa è rovinata. Non si può entrare, che facciamo adesso? La fontana di Hyrule. Ovviamente il simbolo di Hyrule, fatto dalla Triforza e contornato dal Sol Kanubi. Per chi ha giocato Skyward Sword sa a cosa mi riferisco. E si va ovviamente al castello di Hyrule. Vorrei stare qua tanto tempo a giocare con i cani. Ciao, bello! Ragazzi, vedrete, ci sono i mini cavalli, i mini gatti. Niente, ma avete perso, signori. E intanto grazie mille Morgana per il 29esimo mese. Grazie mille davvero, ragazzi, per il supporto. Spero siate felici di cominciare un'avventura un po' diversa dal solito qua con me sul canale. Entriamo nel castello di Hyrule. Salve guardie. State in guardia che io vado da papà. Fatemi vedere solo se qua c'è qualcosa da prendere. Ah, mi scusi. Notare la guardia che si è spaventata dal rumore, ragazzi. Dovete notarli. Dovete notare tutto. Dalla host a quello che fanno gli NPC. Solo così potete capire la qualità di un titolo. Si è spaventata. Ciao, Impa! Bentornata, principessa! Lei è la balia di Zelda, mettiamola così. Io, la tua fedele Impa, non mi sono mai sentita così impotente come durante la tua assenza. I squarci sono apparsi dappertutto, seminando il panico nel borgo. Sono certa che il tuo ritorno sarà motivo di gran conforto per tutti. Però, anche se so bene che sei sempre stata piena di risorse, neppure io mi aspettavo di vederti tornare con le tue sole forze. Oi oi, rivederti mi rende così felice che temo di averti parlato troppo. Vai ora, il re di Hyrule, di Hyrule, t'aspetta. Io vado a prepararmi un bel bagno caldo. Ciao, Impa. Notare, ragazzi, per chi ovviamente ha giocato tutti gli Zelda, questi sono i fiori preferiti di Zelda. E si chiamano Principessa Serena. Il fiore si chiama Principessa Serena, è disseminato non per tutta Hyrule, ma solo in alcune zone, perché è un fiore raro ed è molto importante. Scusate, vi riempirò di cheat, perdonatemi, degli altri Zelda. Eccolo qua, il nostro re. Generale Levante. Principessa, siete salva! Ministra Ponente, Levante Ponente. Non so dirvi quanto siamo felici per il vostro ritorno, se ripenso all'angoscia che ci ha colto dopo il vostro rapimento. La ministra parla per tutti noi. Vi porgo le nostre più umili scuse per non essere stati capaci di venire in vostro soccorso. Re di Hyrule. Generale Levante, Ministra Ponente. In quanto suo padre vi sono grato per queste parole, ma non pensiamoci più e godiamoci invece questo lieto evento. Zelda, mia cara,
Sei stata bravissima a ritornare da noi. Avvicinati, così posso guardarti meglio. Ah, sono davvero, davvero sollevato. Sei sana e salva e ti trovo bene. Raccontaci, Zelda. Cosa ti è successo? Un mostro blu ti ha intrappolata e poi uno spadaccino vestito con una tunica verde è arrivato a liberarti. Ma dopo aver sconfitto il mostro è stato inghiottito da uno squarcio. Quindi è questo spadaccino che dobbiamo ringraziare per averti salvato la vita? Sei stato inghiottito da uno squarcio, è lecito supporre che anche lui sia stato annullato. Purtroppo avete ragione, auguriamoci che stia bene. Vedete, principessa, chiamiamo così annullati. Coloro che sono stati risucchiati dagli squarci sparsi per il regno. E che sono quindi spariti. Proprio così. È un fenomeno terribile che non cessa di tormentare la nostra bella Hyrule. Da diverso tempo ormai gli squarci si aprono in ogni dove, inghiottendo regolarmente i bambini che vi si avvicinano troppo. Siamo sempre allerta per scongiurare che qualcuno venga annullato. Purtroppo non siamo riusciti in alcun modo a prevenire questo drammatico fenomeno. E coloro che sono stati annullati non ci resta altro che il dolore per la loro scomparsa. Ultimamente ci giungono testimonianze di gente annullata da ogni angolo del regno. E non si tratta più solo di bambini, bensì anche di adulti. Quale sarà mai la causa di tutto ciò? Per il momento iniziamo con la ricerca dello spadaccino in tunica verde. Vostra maestà! Cosa c'è? Avanti, fai rapporto. Ho delle notizie terribili. C'è giunta comunicazione di incidenti causati da squarci in tutto il regno. Come? Puoi darci informazioni più dettagliate? Certamente, sire. Dal villaggio Meridia ci hanno comunicato che qualcuno è stato inghiottito da uno squarcio. Sono stati inoltre visti dei mostri neri lanciarsi all'attacco delle persone sulla piana di Hyrule. Di Hyrule. Ma è terribile! Si può dire in entrambi i modi, eh? Grazie per il tuo rapporto. Va a dire a tutte le truppe di prepararsi a partire. Sì, signore. Generale Levante, ministra Ponente. Sire. Ministra Ponente, intensificate le vostre ricerche sul fenomeno degli squarci. Dobbiamo trovare un modo per salvare coloro che ne sono stati inghiottiti. Contate su di me, sire. Generale Levante, voi vi occuperete dei mostri. Preparatevi a guidare le truppe in battaglia. Agli ordini, sire. E intanto, Chiaretta, grazie mille per il terzo mese. Buon dì a te e buon dì a tutti. Il nostro regno si trova di fronte a una crisi gravissima. Dobbiamo studiare quegli squarci e recuperare la nostra gente. Aspettate, signori, che devo fare una roba, forse. Sì, perfetto. Ok. Il nostro regno si trova di fronte a una crisi gravissima. Dobbiamo studiare quegli squarci e recuperare la nostra gente. Dicevamo. Ops. Anche i ministri! Ok. Buon pomeriggio a tutti. Ok. Guardie! Rinchiudetela in cella. Rinchiudere la principessa. È stata mia figlia Zelda a creare questo squarcio. Dobbiamo tenere sotto controllo questo potere così tremendo. Io stesso riesco a malapena a crederci. Ma anche il generale Levante e la ministra Ponente ne sono testimoni. Non statevene lì impalati, portatela subito nei sotterranei del castello. Sì, vostra maestà.
Oh sì. Ma perché abbiamo rinchiuso la principessa? Cosa si è messo in testa il re? Non hai sentito? È stata lei a creare lo squarcio nella sala del trono. Cosa? Ma stai scherzando? Allora potrebbe essere responsabile anche degli altri squarci che si sono aperti in giro? Dicono che gli squarci non scompariranno finché la principessa è nei paraggi. Buon dì a tutti. Dicono persino che il re abbia intenzione di mandarla a morte, pur di salvare il regno. Non posso credere che la principessa sia capace di una cosa del genere. Poraccia. Riesci a vedermi? Io mi chiamo Tri. Quel mostro blu aveva catturato pure me. Ti sto osservando da allora. E così ti ho seguita fino a questo castello. Ah, una domanda. Come ti chiami? Zelda? Ok, me lo ricorderò. Zelda, la tua vita è in pericolo qui. La persona che ti ha rinchiusa è il re, giusto? Ha dato ordine di preparare al più presto la tua esecuzione. Non appena l'ho sentito, ho pensato di dovertelo riferire. Il re e gli altri due sono stati inghiottiti dallo squarcio. I tre che ne sono usciti sono degli impostori, sì, possiamo chiamarli così. Quindi ormai è chiaro anche a te, Zelda. È troppo pericoloso rimanere qui. Se riporteremo indietro i tre inghiottiti dallo squarcio, potremo svelare la verità. Le persone non possono fare ritorno dagli squarci da sole, capisci? Dobbiamo salvarle io e te insieme, Zelda. Prima di tutto, però, tocca a me salvare te. Forza, usciamo da questo posto. Io non riesco, Tri. Perdonami. Tu non puoi passare così? Curioso. Allora ti presterò il mio potere. Davanti a noi, il bastone di Tri. Hai ottenuto il bastone di Tri. Un misterioso bastone dello stesso colore di Tri. Emana un lieve tepore. In questo modo io posso ricreare le cose. Non so bene tutto ciò di cui avrei bisogno, ma di sicuro questo ti sarà utile. Avvicinati a un oggetto che brilla e premi ZR. Ci siamo. Parte così il gameplay di The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Memorizza. Hai memorizzato il tavolo. Ben fatto. È così che puoi memorizzare le cose. Dopodiché puoi ricreare ogni oggetto che hai memorizzato premendo Y. Quindi, vado qua. Ah, non posso? Devo farlo già da qua. Perfetto. Ricrea. Mi pare che tu abbia capito. Quando ricrei qualcosa che hai memorizzato, la chiamiamo replica. Premi ZR quando sei di fronte a una replica per eliminarla. Se invece vuoi eliminare tutte le repliche in un colpo solo, devi tenere premuto ZR. Con Y puoi creare la replica di quello che hai memorizzato con ZR. Il numero di cose che puoi creare con Y dipende dai poteri di Tri a tua disposizione, dai triangolini. Puoi eliminare una replica premendo ZR, se lo tieni premuto e poi lo rilasci, puoi eliminare in una volta tutte le repliche che hai creato. Quindi ragazzi, vado qua, ora lo elimino. Aspettate, voglio provare a fare una roba. Ok, così l'ho eliminato, perfetto. Devo essere qua? No, lo devo fare per forza qua, perfetto. Y.
Ok. E anche qua, ragazzi. Ho sbagliato. Più in qua. Ok. Questo, ragazzi, ta-ta, è il gameplay di questo gioco. Ora possiamo scappare. Andiamo. Ovviamente possiamo replicare qualsiasi cosa, ragazzi. Il potere del tri coincide col mio. E c'hai ragione. Fatemi vedere. Allora, qua c'è una porticella. Voglio andare dall'altra parte per vedere se c'è qualcuno che non ci deve vedere. Quindi direi che la scelta è obbligata. Dobbiamo andare da questa parte. Perché ovviamente, ragazzi, ora, agli occhi delle guardie, noi siamo un pericolo, quindi... Esatto. Ok. E qua dobbiamo passare senza farci vedere. Ci sta. Un classicone dei videogiochi, ma ci può stare. Non si può. Aspettate, fatemela studiare. Ok. No, beccata! Ah! Aspettate, c'ho in mente un'idea. No, sono di nuovo in Gattabuia! Ma no! Ma come avete fatto a uscire? Vabbè, siete chiusa qui per ordine del re, perciò statevene buona e niente scherzi. Mi scusi, guardia. Mi scusi, guardia, guardi. Ma guardi lei che mi tocca fare per uscire. Ok. Aspettate, dobbiamo studiare un po' come interagire con l'ambiente, soprattutto con le copie. Perché se io vado a far così... Allora, sopra non lo posso fare. Ma posso far così. Oh, beh. Ok. Memorizza. E memorizziamo così la cassa. Compendio. Zelda, se tieni premuto... Ok, puoi vedere le repliche che hai memorizzato. Seleziona una con R e poi rilascia per impostare quella da creare. Quindi è così. Perfetto, come Zelda Breath of the Wild. Ok. Ok. E loro, ragazzi, non mi vedono. Che bellezza. Ovviamente, ragazzi, potete risolvere tutto il gioco nei modi che più volete. Cioè, in realtà, ragazzi, potete davvero giocare come volete. Non c'è un modo di giocare. Dovete usare la fantasia e la creatività in questo gioco. Quindi, volendo, immagino si possano anche fare in modi diversi, i livelli. Però... Ah, ok, vabbè, ci sta. Aspettate, Levo tutto. Ma m'ha visto! No! Ma no! Non ho visto che ha fatto il giro, maledetto! Ah, ok, perfetto. Beh, almeno. Ok. Ok, ok, ok. Ok, così non mi vede. No! Mi aspettate. Devo fregarle ste guardie, comunque. Aspettate. In realtà prima era più semplice. Ok. No, no, ci vorrà un po', no. No! Ma dai, c'erano due slot per passare... Maledetto! Aspettate! Ok! Oltretutto, ragazzi, è la parte più facile, il tutorial questo, Si è messi benissimo col tutorial. E mo t'arrangi, ciccio. Ok.
Ok, avevo scagliato la giara lontano da me, così lui, seguendo il rumore, è finito dalla parte sbagliata. Ups! Il generale Levante è un sempliciotto. Ok, ma non vedo la giara. Fermi tutti. Ah, ok. Va bene. Memorizziamo. E così abbiamo preso anche la giara. Molto bene. Beh, in realtà questa la posso già usare, eh? Posso fare così. Lui va lì. E io posso far così. Poi. Ok. Ok. Ci siamo. Ok, una statua di Ilia. La dea Ilia. Non ci posso pregare, però. Oh, Impa, questa è la scena del trailer. Principessa! Sono così felice che tu sia salva. Non sei ferita, vero? Non riesco a credere che a quel che si è messo in testa il re. Che sia stata tu ad aprire quello squarcio. Che assurdità. Il re, il generale e la ministra sono tutti e tre degli impostori. E poi c'è questo Tri e il suo bastone. Allora è lui che ti ha aiutato ad evadere. Zelda può sfruttare il potere del bastone. Principessa, ma dov'è Tri adesso? Non lo vedo qui con te. Lo vediamo solo noi. Ok, ci sta. Zelda, credo che nessuno possa vedermi, a parte te. Il mondo è davvero zeppo di misteri. Sia come sia, io sarò sempre al tuo fianco, principessa. Il re sta pensando di giustiziarti, questo è vero. Dobbiamo lasciare subito il castello. Con i tuoi abiti, però, daresti troppo nell'occhio. Ho qui con me qualcosa che potresti indossare. Eh? Principessa, cos'è quella cosa che vedo spuntare dalla tua tasca? Dunque, quello è il mantello dello spadaccino che ti ha salvata. La taglia sembra giusta. Va bene, usiamolo. Il suo cappuccio nasconderà un po' il tuo volto. Presto, prima che ci scoprano. No, si cambia là, che carino. Che carina. Vabbè. Hai ottenuto la tunica da incognito. Ideale per andare in giro senza venire scoperti. Odora di armadio ammuffito. Premi R per eseguire una rapida piroetta. Ok. Bene, così ti sarà più facile andare in giro. La principessa è fuggita, trovatela! E qua c'è la scena del trailer iconica, guardate nonna Impa, eh. Oh, pare che abbiamo compagnia. Lascia che ci pensi io. Lady Impa, chi c'è con voi? Non sarà mica la principessa, vero? Se è lei, dovete consegnarcela immediatamente. Consegnarvela? Non ci penso nemmeno. Oh, col simbolo Sheikah sul mantello. Principessa, prendi questo. Hai ricevuto il diario da Impa. Un diario da Impa. Al suo interno è ripiegato una mappa. Ok, il menu. Wow. E ovviamente il prossimo obiettivo, ragazzi. Vai alla casa contrassegnata col puntatore. Sono certa che là troverai aiuto. Di che ti mando io. La mappa di Hyrule non è piccoletta. Laggiù! Più avanti troverai una scorciatoia che porta fuori dal castello. Usala per fuggire. Principessa, ci incontreremo di nuovo. Ora va. Siamo ancora ragazzi al tutorial. Gli squarci misteriosi. Destinazione. E ovviamente...
Impariamo la pianta. Ci servirà. Ciao Laura, benvenuta. Qua potrei far così. Ok. Letto. Hai memorizzato il letto vecchio. Ovviamente poi li vediamo nel compendio, eh? Aspettate, adesso che abbiamo finalmente il diario di Impa, abbiamo tutti gli oggetti che abbiamo già preso e ovviamente ognuno ha la sua descrizione. Poi abbiamo i cuori, ovviamente gli oggetti speciali, eccetera, gli oggetti dell'inventario, il compendio, le opzioni, ovviamente, è molto simile a Breath of the Wild. Non vedo la mappa, però, devo capire come vedere la mappa di gioco, ma qua ragazzi... Guardate un po' cosa si può fare. No, ho sbagliato. Esiste la fisica, ragazzi. Ovviamente possiamo anche riposare per riprendere i cuori, immagino. Ma guardate che bello. Ciao a tutti, ragazzi. È una gioia per gli occhi. Non ce n'è. Ok. Allora... Ho sentito qualcosa che vibrava. Questo mi serve per rompere l'erba, prendere rupie e cuori. Le rupie, ragazzi, sono la moneta del mondo di Zelda. Di The Legend of Zelda, infatti. Eccole qua, le prime rupie. Ciao a tutti, ragazzi. 2 rupie. Siamo ricchissimi, comunque. Le rupie verdi valgono 1, le rupie rosse valgono 10, le rupie blu valgono 20 rupie, le rupie viola valgono 50 rupie, le rupie d'argento valgono 100 rupie e le rupie dorate valgono 300 rupie. Ma di già, che bellezza! Questo ragazzo in 2D... Con la... Ok, immagino di... Ah no, ok, perfetto, pensavo di... Come dire, di sprecare un po' più di stamina. Invece no. Non spreco stamina per fare ste robe. Sì, però mi devo avvicinare un po'. Ok, ok. Possiamo imparare un masso. Macigno. Ok. Lo posso spingere, perfetto. Ovviamente, ragazzi, il macigno va giù. Le casse no. Perché ovviamente il legno va a galleggiare. Quindi, ragazzi, la fisica è importante. Eccolo. No, sbagliato, Zelda. Se mi finisci... Ok, perfetto. È tutto calcolato, ragazzi. È tutto calcolato. Qua invece, per andarmene, immagino di dover usare il macigno, perché essendo pesante spingerà. E certo. Che ve lo dica a fare. Che ve lo dica a fare. È la bellezza. Quando un gioco è fatto bene, non ce n'è per nessuno. Beh. Io sono di parte, ragazzi. Perché io amo la saga di Zelda. Però è indubbio che è fatto bene. E non ce n'è. No, 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 di nuovo. No, 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 no. Un altro squarcio. È da molto che... Di tanto in tanto appaiono nel mondo squarci che inghiottono persone e cose. Rinchiuderli sarebbe compito mio e dei miei amici. Tuttavia... Da solo non ho abbastanza potere per rinchiudere uno squarcio così grande. Per ora non ci resta che andare via da qui. Si vede che mi piace? Ta-ta, è certo! E che fai? Non ricomincia? Aspetta, aspetta, qua devo usare... Che cosa posso usare? Che cosa posso usare? No! Ah, ok, mi devo buttare in... Acqua! C- 10-10, che è la strada sbagliata. Quanto ci scommettete? Sicuro. C'erano 2 vie, secondo voi io posso aver usato quella giusta? Beh, forse no. Vediamo, magari... Perché adesso ho il dubbio di dove andava l'altra, porca miseriaccia.
Si sveglia! Su, andiamo! Ta-ta. Questo è un mazzo diverso e voglio platinarlo, sto gioco è bellissimo. Ovviamente ragazzi, la campagna principale dicono che ovviamente se non perdi troppe volte eccetera eccetera, in teoria dovrebbe durare circa 25 ore per fare la campagna rushata. Per fare invece tutte le quest secondarie eccetera eccetera, platinarlo, probabilmente da 25 si trasformeranno in 2500 ore, perché è immenso di dettagli sto gioco, ve lo dico. Dove siamo? Forse possiamo orientarci con quella cosa che ti ha dato la persona che ti ha aiutata. Ah, ecco, col menu. Premi il menu per aprire la mappa. Va bene. Vediamo un po'. Ah beh, non siamo lontanissimi, eh. Siamo alla spiaggia di Meridia. Sicuramente porterò la campagna principale in live. Poi ovviamente io lo vorrei platinare, ragazzi. Lo vorrei platinare, sto gioco. Direi che vale la pena. Oh, un mostro! È un ciuciu! Ehi, ti ha vista? Zelda, sai come combattere i mostri? È molto grande la mappa. Allora, io so per certo che li posso menare male, ma non così. Aspetta, so che li posso copiare. Ah no, però per farlo devo. Ma povero Ciuciu. No, ho sbagliato. Ma povero Ciuciu. E in realtà me lo dice come fare, ragazzi. Zelda è fatto di espedienti. Praticamente laggiù ti dice: prendi la roccia e buttagliela sopra. Ovviamente, ripeto, siamo nelle prime fasi, poi ci sta pure che sia. Ho memorizzato il ciuccio, che bello! Azzolle li chiama in sto gioco. Le miniature brillanti rilasciate dai mostri sconfitti ti permettono di memorizzarli, proprio come hai appena fatto. Con Y puoi creare repliche dei mostri. Ok, come funziona, ragazzi? Sto gioco puoi uccidere il ciuccio o lo Zol con il sasso, oppure puoi far così. E lui combatterà con i mostri. Tu puoi replicare i mostri e li puoi usare per, diciamo, scagliarli contro gli altri mostri. È una roba assurda. Eh sì, ragazzi. È una roba assurda sto gioco. Fatemi vedere se qua non ci sono collezionabili, portacuori e quant'altro. Più avanti andremo nel gameplay, più vedrete la bellezza. Io ripeto, qualcosina l'ho vista, eh. Devo essere sincero, però. Combattetemi, pro di ciuciu. Belli loro! Ma ha sconfitto il mio ciuciu. Ma come ti permetti? Ok. No! Maledetto! E ciao, allora. Qua dovrò far così? Sospetto di sì. Memorizziamo. Usi, sì, esatto, ti faccio vedere, vi spiego. Come vedete dall'Y, cioè se io vado a fare Y, aspettate, ho sbagliato. Se io vado a fare così, vedete che tutte le cose hanno un triangolino? Più si va avanti, più i mostri e gli oggetti richiederanno più triangolini. Quindi vedete che adesso tri ha tre triangolini che la seguono. Ovviamente andando avanti, immagino, magari con i dungeon o sconfiggendo i boss, aumenteranno i triangolini, proprio per avere più slot. Perché ragazzi, se finiamo i triangolini duplicando le robe, ovviamente poi non possiamo più duplicarle. Esatto. Proviamo a duplicare lui? Va dagli altri? Mi sa di no. Vabbè, loro stanno fermi. Vabbè, allora. Non provarci. Abbiamo 17 rupie. Guardati intorno. Ok. Qua vedo che c'è una scala. Ragazzi, Zelda è pieno di posti angusti, di segreti, di qualsiasi roba. È un gioco che. Guardati intorno. Allora, io qua vedo una scala. Risali.
No, devo passare di qua allora. Guardate. Questo mi serve. Questo mi serve, maledetti. Aspettate, mi serve una cassa. Ragazzi, un portacuore così che fai? Te ne privi? Ovviamente, ragazzi, abbiamo preso un frammento di cuore. Ce ne servono 4 e il tuo numero massimo di cuori aumenterà. Quindi 4 portacuori o 4 frammenti di cuore creano un cuoricino. Vedete che ne abbiamo 3 in alto. Il massimo è 20. 20 cuori. Io qua, per non saperne leggere né scrivere, se io vado a fare così il macigno, lo schiaccia. Non lo schiaccia! E questa è una rupia blu. Beh, li possiamo anche lasciar lì, per ora, i mostriciattoli, ma col cavolo che non mi faccio... Scusate, ma la rupia blu la tengo. Tanto loro non sono troppo, come dire, troppo malvagini. Ora, l'unica cosa che però sto cercando di capire è dove andare avanti. Marco, ricordati che esiste la mappa di tanto in tanto, eh? Senza la mappa non puoi andare da nessuna parte. Guardati intorno. Oh, 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 risali, risali. Avevo finito la stamina, maledetto me. Ah, lo so, ho capito, signori. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere, bellissimo. Dovevamo fare un ponte di letti per andare. E che ve lo dico a fare? La bellezzitudine. Sono un idiota. No. La devi scagliare, Zelda. Grazie. Ho finito le rocce. Ho finito le rocce. E quindi la devo creare. È particolare il fatto che usi letti, concordo. Banalmente credo di non aver failato nessun oggetto, ragazzi, collezionabile o altro. Potrebbe non essere così. Nel caso dovremmo fare delle robe più avanti, probabilmente. Un key! E chi lo becca, sto tizio? O lo becco io. Molto bene. Ta-ra, ta-ta-ta-ta-ta. Dimmi che le spacchi. Non le spacca. Quel portacuore lo dovrò prendere in futuro? Oppure una pianta è talmente pesante che... No. Tipo lui? No. Ah, ragazzi, dovremmo tornare per il portacuore. Sì. Probabilmente non è ancora il momento. Ci sta. Che bella sta giara! Che bella sta giara parte 2. Molto bene. 2 rupie, sempre felice di averle. 38. Ci serviranno per le pozioni, ci serviranno per comprare le robe, eccetera. Praterie di Meridia! Ho sbagliato. Volevo solo girare. Ta-ra-ta, ta-ra-ra-ra. Anche la musica. È così chill, è così bello. Oh, e che fai? Te ne privi? Aspetta, chi se ne frega? 3. Grazie. 1, 2, 3. Perfetto. Vai qua. A papà, a papà, a papà 2. Credo ci voglia questo. E intanto, se sì, benvenuto o benvenuta nella nostra famiglia, nella nostra community. Sono un pirla. Dimmi che to... Aspetta. Dimmi che respawnano. Non ho memorizzato il key. Porca miseriaccia. Devo tornare. Ditemi che respawnano i key, vi prego.
Come non lo senti? Che cosa, ragazzi? Come non sentite il volume di gioco? Lo aumento un po'. Ok. Ditemelo, ragazzi. Mi son giocato il chi. Mi son giocato il chi, ragazzi. Secondo me no. Perché non ho niente per spaccarle le casse. Cavolo. Però è strano, eh. In teoria, cioè, inizio gioco, mi metti ste robe. Come posso effettivamente spaccare il... A meno che... Ma no. Ragiono. Stava più indietro il key, aspettate. Vai. Ah! L'ho capito! Pensavo despawnasse. Grazie mille, ragazzi. Ci avete ragione. È pur sempre Zelda, no? E quindi... Bisogna solo ragionare. Anzi, devo far così. Mi sono fatto prendere dalla fretta, ragazzi. Effettivamente c'è un modo per raggiungerlo. Vedete, però? Dobbiamo... aspetta. Fammi ragionare. Ah no, sono un idiota. Non serve fare quello che sto facendo, perché qua mi ci posso appendere, arrampicare. Effettivamente, se la fisica non è un'opinione, se io vado a far così... Oh sì. Effettivamente, non ho pensato al fatto che, lanciandole da più in alto, ci sta che spacchi tutto. Vero? Ragazzi, mi sono fatto prendere dalla fregola. Sto gioco è troppo intelligente. Secondo frammento di cuore. Effettivamente non ricordo. Cioè, non ho collegato al peso del masso. Ok. Ora sì. Ora sì che posso proseguire. Allora, qua dicevamo, però, per non saperne leggere né scrivere, io non posso lasciare quel baule lì. Ne va della mia credibilità, quindi grazie. Primo scrigno, che fai, non lo apri? Buono, una rupia! 50 rupie! Ottimo, una rupia viola, sempre gradita. Certo, non assolutamente, come tutti i giochi di Zelda. Assolutamente. E serve proprio a farti pensare, sì. Io qua, ragazzi, continuo a fare così per le rupie. Lo so che sono cattivissimo, però... Bene, abbiamo già 103, Non so quanto ci serviranno, dove ci serviranno. Immagino ad una certa ci serviranno. Salve. Benvenuto al villaggio di Meridia. Di solito è un luogo tranquillo, ma c'è stato un... È un incidente. Ah, se solo ci fosse qui Link. Come chi è Link? No, che è successo? Come chi è Link? Zelda, ma che è sbattuto la capoccia? Uno degli abitanti è stato inghiottito da uno squarcio che si è aperto al nord del villaggio. Lo squarcio ha bloccato anche la strada che porta al castello di Hyrule. Come facciamo? Se solo ci fosse qui Link. Vabbè, dimmi chi è Link. Link è un giovane abitante di questo villaggio. In questo gioco vive a Meridia, quindi. È il miglior spadaccino del posto e ci difende da tutto, dalle erbacce ai mostri. Purtroppo al momento è partito per un'avventura. Interessante, Link indossa un cappuccio proprio uguale al tuo. Ah, Link, chissà cosa starei facendo ora. Se solo ci fosse qui Link, arrivederci, grazie. Ovviamente voglio entrare anche nelle casette, qua. Guardate le casette, che carucce!
Hai memorizzato la carne. E ragazzi, questo è importante perché è una dinamica molto utile e dopo la vedremo, se vista nel trailer, quindi so già cosa posso fare con la carne. Vedrete cosa si sono inventati, sono dei geni. Vediamo un po'. Ok, qua c'è una giara diversa. Va bene. Queste le spacco, metti caso che ci sono. Mi scusi signora se le spacco i vasi, ma vorrei capire. Dica, dica. Il fatto che uno del villaggio sia stato inghiottito da uno squarcio ha suscitato molto scalpore. Inoltre la foresta qui vicina pullula di mostri. Non abbiamo via di scampo. Mi scusi, ma dovevo memorizzare tutto. Il trampolino! Bello lui! Ci serve per saltare più in alto. Ciao bimbo! La mia famiglia mi ha preso un trampolino. Bellissimo, no? Puoi giocarci anche tu se vuoi. E infatti ve lo faccio vedere. Guardate il micio sul tetto! Ah. Quello squarcio! Non ho mai visto niente del genere in vita mia. Fa paura, altro che... C'è uno strano vecchio che vive nella foresta di Meridia. Chissà se sta bene. E infatti noi dobbiamo andare verso la foresta di Meridia. Negozio del villaggio di Meridia. Benvenuta a benefiche, pozioni e deliziose dolcezze. Questo è un altro nel negozio del villaggio di Meridia. Non essere timida, guarda pure con calma. Come posso esserti utile? Vorrei vendere, non ho niente da vendere. Vorrei parlare. Arrivederci. Voglio vedere i prezzi. Nettare floreale, 30 rupie, potenza gli effetti degli altri ingredienti, non ci serve, il portacuore costerà minimo 800. 80! Lo compro, raghi. Beh, lo compro ora, non ci penso più, dai. E siamo a 3 di 4, stiamo per avere il quarto cuoricino, eh? Va bene. Però ora sono di nuovo povero. Fammi vedere questo cos'è. Pozione rossa. Questa pozione tradizionale usata in molti luoghi da tempo. Ti fa recuperare cuori. Ah beh, ci sta. Sì, lo so che non ho abbastanza rupie, nonno. So povero. Fa niente. Forse dovevo aspettare per il portacuore. Ok, vediamo un po' qua. Niente di che. Posso copiare la legna. È casa di Link! È casa di Link! Guardate il cappello! Link vive qua! Link è stato qui! Ok. Almeno sappiamo dove vive Link. Strano, non c'è niente. Un easter egg, qualcosa. Ciao a tutti, ragazzi. Benvenuti in live. Ok. Ragazzi, ho appena speso delle rupie. Guardate il catto. Che bello è il catto lassù. Allora, andiamo avanti. No, esatto, Link non avrà più leggiare per colpa mia. Salve. Lo squarcio ha inghiottito qualcuno. Che cosa facciamo? Sono così ansioso che non riesco a stare fermo. No, io invece, purtroppo, conoscendo i miei polli da Tears of the Kingdom, lo sapevo. Lo sapevo. Quanto era palese che avessero messo i pozzi anche qua. Ecco, l'abbiamo preso senza... Perfetto, almeno non dobbiamo comprarlo. Pensate se l'avessi comprato. Intanto qua ci riposiamo, ma abbiamo tutti i cuori. Il mio ID, ragazzi, sulla galleria è M9013-9013. Era possibile, lo so. Hai memorizzato il cartello? Che me ne faccio? Taratta. I pilastri del teletrasportolo! Eccolo! Finalmente! Ehi, Zelda, prova a toccare questo! Perfetto, ragazzi! È una manna dal cielo. Questo pilastro di teletrasporto è ora segnato sulla tua mappa, ragazzi. Non so se state notando quello che sto notando io.
Per carità, non abbiamo fatto chissà quanti passi, ma guardate quanto è grande sta mappa. Potrai teletrasportarti qui quando desideri usando la mappa. Si è illuminato! Questo è un pilastro di teletrasporto, è utilissimo. Dato che gli squarci compaiono dappertutto, possiamo usare questi pilastri per viaggiare rapidamente da un luogo all'altro. Una volta attivato il pilastro puoi raggiungerlo in qualsiasi momento, in gran comodità. Esatto, va bene. Si trovano in molti luoghi diversi, se ne vedi uno non scordarti di toccarlo. Raghi, la mappa è immensa. Non me l'aspettavo così grande la mappa. Io ovviamente sto andando verso il continuo del gioco. Anche perché in realtà abbiamo girato un po', quindi direi che mi sento confident nell'andare avanti con la storia. Avverto la presenza di molte creature. Credo che il posto contrassegnato con puntatore sia più avanti. Ma che tenerelli, miei amicelli. Fermi. Toh. Ecco, ho chiamato un collega. Pensaci tu. Ovviamente posso chiamarne anche più di uno, Fintanto che ho triangolini di tri, ragazzi, posso chiamarne anche tre. In questo caso. Scusate. Ma per capire. Per capirci. Immagino di dover andare là. Immagino che se vanno qua loro schiattano, dovrebbero subire danno. Esatto, sei proprio furbo. Ovviamente, scusate ragazzi, ma le rupie despawnano se non le prendete subito. Quindi dovete ricordarvi di prenderle quanto prima le rupie. Esamina. Attenzione ai mostri nascosti nella vegetazione. Allora, facciamo le cose con calma, Marco. Marco, fai le cose con calma. Vedi troppe cose dove devi andare. Ci sono troppe robe dove si deve andare, raghi. Sto già in crisi. Ok. Ho sbagliato. Ok. Non mi fido, gioco. Purtroppo non mi fido di te, gioco. È bellissimo, ma poi vedrai con gli altri mostri. Sarà sempre più divertente. Vai. Oh. Ma scusa, ma io ti mando un key allora, Vai, key! Ma quanto è forte sto robo? Vabbè, allora che ti devo dire? Ho le tasche piene di sassi in questo caso. Molto bene. Key? Una mela verde, ragazzi. Ci vediamo domenica mattina. Hai ottenuto 5 mele isolanti. Permettono di recuperare qualche cuore, le fette maggiori insieme ad altri ingredienti. Perché, ragazzi, possiamo fare le pozioni, le ricette come in Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Sappiatelo. O almeno così mi è parso di capire dai trailer. Senti, gioco, mi vuoi perculare? C'è sta radura che urla. Metti qua la scala da tutti i pori. Poi magari ci puoi arrivare anche dall'altra parte. È sicuro come la morte. Però. Ah. Confido di poterci arrivare dall'altra parte. Vediamo un po' se è vero. Qua ovviamente c'è una grottola. Ah beh, ma da là si va avanti. Quindi no, entrerei un attimo nella grotta. Fermi tutti. E cioè, che fai? Te ne privi? Sentite la musichettola. Ok, questa roccia me la porto fino in fondo. Ah! Sempre che io sia furbo nel lanciarla, per dire. Ok. Sentite la musica nelle caverne che cambia. Sentite anche le host. E credo sia anche un posto semi-pericoloso, perché la musica mi dice che... Oh, un chi l'ha visto? Ragazzi, no, in realtà è un ciuccio di fuoco. È un ciuccio di fuoco. Questa è una roccia, io ti do fuoco. No, questa è benzina, io ti do fuoco. Porca la miseriacciola, ciuccio fermo. Devi sollevarlo, non spingerlo, grazie. Usa forza.
Ok, ovviamente lo chiama Zol Igno. Si chiamano Zol, mi devo ricordare, ragazzi. Sono abituato a chiamarli Ciuciu, perdonate. Ah, scusate. Mi è venuta... Aiutami a capire questa strana malattia. Se prendo lui mi arriva una roba che si chiama piromania. Sì, ragazzi, scusate, ho dato fuoco a tutto. Ma lui è igno. E che fai, te ne privi? Questo è un ottimo modo per prendere le rupie, per prendere tutte le cose dall'erba e anche per sconfiggere i nemici, ragazzi. Mi serve una chiave. Questo è un problema. A meno che la porta non si apra col secondo bracciere. E ovviamente ecco perché. Certo. Ovvio, era abbastanza scontatello. Ci sta, siamo nelle prime fasi di gioco. Va bene. Vediamo un po' cosa c'è. Oh no, no, ho preso fuoco. Molto bene, mi sono dato fuoco. Ah, ok, era un mini dungeon così per gradire, per imparare a usare il fuoco. Sì, un'ampolla per fate. Ragazzi, esistono ovviamente le fate radiose che servono a recuperare cuori. Solida e resistente, le fate ci saltano dentro. Non è vero, in realtà, per fare questo dovresti assegnarlo. Puoi usare gli amiibo, grazie, non ho amiibo. Posso fare... me lo dirà lui come utilizzarla comunque. L'ampolla per fate. Ci servono, sono molto importanti le ampolle delle fate. In un titolo Zelda. Generico. Ma davvero sono saltato giù. E mo come risalgo su? Cioè, più o meno lo so, però. Fatemi capire una roba. Da qua non posso salire? Ok, perfetto. Si torna indietro, signori. Si torna indietro, quindi... mi sa che dovrò fare le scale. C'è chi scende, c'è chi sale. Per forza. Vai. Vai. Ciao. Ok. E quindi sì, dobbiamo andare per forza là in fondo. L'unico dubbio che ho, ragazzi, è... questa radura per capire come ci si arriva. Perché io, ripeto, stupidamente ho pensato che funzionasse così. E infatti, perché prima non riuscivo? Beh, fa niente, ragazzi, non fate... bella lì, 20 rupie, grazie. Probabilmente ho fatto confusione. Le blu valgono 10 e le rosse valgono 20 rupie, eh. Ok, non abbiamo lasciato nulla al caso, signori. Quindi possiamo proseguire. Il vermettolo! Che carino! Il vermettolo può andar bene un chi? Un pipistrello? Mi sa di no. Mi sa che devo dargli fuoco. Vai, vai. Ok, perfetto, sì, questo funziona di più. E ho preso il vermetto, la corda. Carino. Quanta gente, quanta gente. Per fortuna sono ancora da un triangolino, eh. Aia. Dovrei, tipo, dormire o mangiare, io ve lo dico. Ok, grazie. Non so se avete notato che ho un cuore e mezzo, grazie. Grazie, Zelda, non dovevi. Ma, tipo, se io piazzo un letto e mi riposo, recupero cuori, secondo me no. Secondo me serve riposa e basta. E invece... ah, beh, allora... ma forse sta cosa è un po' troppo OP, ragazzi, eh. Sapete che sta cosa forse è un po' troppo OP? Beh, fa niente. È un po' OP come, cioè, come roba. Non sono abituato a recuperare i cuori così tanto facilmente. A
altra cavernozza. Vero. Eh no, qua non si può, eh. Quello raghi non lo posso prendere, però è troppo in alto, secondo me. A meno che non... Ah! A meno che, ragazzi, non prendo l'armadillo. L'armadillo mi aiuta? No. Ma ho dato fuoco pure al serpente. Beh, bastava lasciarli prendere fuoco. Questa è benzina, io ti do fuoco. Vediamo un po' se l'armadillo... Il carambodillo. Ah, ecco a che serve. Guardate, questo è il primo mob. Vedete che richiede due triangolini, lui? Lui è un po' più dispendioso. Richiede più triangoli di tri. Quindi bisognerà poi skillarci e aumentare i triangolini di tri che abbiamo. Perché, ragazzi, poi dobbiamo usare cose che... Come dire? Come ha fatto a darmi fuoco? Ah. E allora sì. Quattro frammenti di cuori vuol dire un portacuori intero. Vuol dire che abbiamo quattro cuori e non più tre. Bella lì, il primo cuore. Ah. Sono conquiste. Fatemi vedere però se ho filato qualcosa nel... No, non so se c'è il danno da caduta. No? Ok, perfetto. Possiamo andare via. No, non avete ancora visto niente, ragazzi, eh. Io sto usando solo il potere del bastone di Zelda, ma non è l'unico potere che abbiamo su sto gioco. C'è un altro che lì capirete davvero e direte: gli sviluppatori sono dei pazzi, dei folli. Vedrete cosa diventerà sto gioco. Siamo solo all'inizio. Grublin. E vieni a papà. O il serpente stupido, Grublin. E lui è un ottimo alleato. Grublin con la lancia. Lui immagino richiederà un bel po' però, di cuoricini. Quanti ne richiede? Due. Però è un ottimo alleato. Oh! Eccoci qua. Allora. Questa ragazza è una fata. E voi direte, grazie Marco, lo sappiamo. Quello che intendo dire io adesso è che devo capire come catturarla. È automatico? Sì, perfetto, basta solo toccarla. Perfetto, e l'hai messa nell'ampolla. Questo, ragazzo, è importante perché ti permettono di recuperare vita. Ora, ripeto, siamo nelle prime fasi, non servono troppo, ma più avanti serviranno. Ok. Prateria di Meridia, rovine di Meridia. E io non devo andare né qui né là. Oh. Ma è qui che volevi andare. Questo posto è stato inghiottito da uno squarcio. Zelda, il mio compito è rinchiudere gli squarci. Ho molti amici con il mio stesso potere. Lavoriamo assieme per richiudere gli squarci. Di norma i miei amici lo avrebbero già richiuso. È strano che sia ancora qui. Deve essere successo loro qualcosa. Ti va ad indagare con me, Zelda? Credo che i miei amici stiano dentro lo squarcio. Se li troviamo possiamo rinchiuderlo, raghi, primo dungeon. Ci sta. E credo sia anche la fine del tutorial, il primo dungeon. Da questa parte dobbiamo trovare un punto in cui entrare, da cui entrare nello squarcio. Sì, ragazzi. Ok, scriptato. Perfetto. Ok, stiamo andando al primo dungeon. Che è quello che poi hanno mostrato nei trailer. Non so se li avete seguiti tutti, ma insomma. So anche chi è il boss. Guardate una roba. Stiamo andando avanti, ragazzi, con Zelda.
tu puoi prendere la carne per distrarre loro. Quindi la carne che abbiamo preso prima serve a distrarli, così loro non ti vedono e tu puoi andare dove vuoi. Io adesso quanti triangoli ho di tri? Uno, mi sa, vero? E allora lo metto qua. Ragazzi, è assurdo. Sto gioco è assurdo. Cioè, tu puoi davvero combattere e fare i nemici nel modo che vuoi. Io posso, per assurdo, anche prendere una roccia e scagliargliela sopra, eh. Cioè, io posso combattere come voglio con i miei nemici. È assurdo. Io adesso ho deciso di usare le repliche, ma non per forza le devi usare le repliche. Puoi anche farlo stealth, puoi farlo, distraendoli con il cibo. Puoi giocare come vuoi. Cioè, sto gioco mette in campo la creatività. Tu puoi fare le stesse situazioni, ma in modi diversi. Tipo qua. Come faccio io ad arrivare qua? Aspettate, mo che mi devo ingegnare. Maledetto gioco. Allora. Dell'uva. Grappoli di uva vitale permettono di recuperare qualche cuore e sono sempre ingredienti per le pozioni. Va bene. Altro pilastro di teletrasporto. Ottimo, questo ci servirà tanto. Guardate. Sì, lo so che mi posso teletrasportare. Qua non abbiamo visto niente. Ok, si va, ragazzi, nel mondo del nulla. Tanta roba. E immagino sia per arrivare al dungeon. Intanto ciao a chi va. Lo sapevo. Riesco ad avvertire la presenza dei miei amici dentro lo squarcio. Ma non posso muovermi, non posso. Così non posso richiudere lo squarcio. E dobbiamo andarci noi. Se riusciamo ad entrare a salvarli insieme a loro, potremmo rinchiudere questo squarcio. Tu e io possiamo farcela, Zelda. Vuoi venire con me? E qua, ragazzi. Credo che... possiamo entrare da qui. Ti prego, aiutami a salvare i miei amici. Si va, Tri. Apri il diario. Ah, beh, certo. Fermi tutti. Apri il diario, ok. Ma il diario è qua. Ah, perfetto. Gli squarci misteriosi. Ok, abbiamo la quest principale. Non abbiamo ancora preso queste secondarie, ma vabbè. Entriamo. Allora, in teoria, da quel che so, questo non è altro che il mondo del nulla. È bellissimo, manca solo Giratina che fa due giri, è molto simile al mondo distorto. Questo è il mondo del nulla. Tutte le cose che vedi fluttuare qui sono state risucchiate attraverso lo squarcio. Vedi, ci sono parti di Hyrule o di Hyrule che sono state risucchiate dallo squarcio. Piano piano ciò che viene risucchiato nel nulla inizia a disfarsi, fino a scomparire del tutto. Il potere che abbiamo io e i miei amici è in grado di riportare le cose al loro stato originale. Sento che i miei amici sono più avanti. Andiamo, Zelda! Wow. Guardate la bellezza anche degli oggetti. Ora, per ora riesco a camminare così, ma poi immagino di dover fare ponti, ponticelli, ponticiattoli... Mi sa che ho fatto un errore.
No! Mi è andata bene, mi è andata bene. Ok. Qua ragazzi non ci passo. Ok. Le persone inghiottite dagli squarci rimangono così, come imbalsamate. Se restano in questo stato, alla fine anche loro spariranno per sempre. Ma a te non capiterà, Zelda. Tu sei speciale. Bimba speciale. Va bene, vediamo un po' dove si va. A spaccare i vasi, signor sbagliato. Volevo spaccare i vasi, dicevamo. Ok. Ah, qua mi serve una chiave, qualcosa di importante. Quindi immagino di dover andare a fare così. Aspettate, mi preparo il key, che non si sa. Ho sbagliato. Sì, ma devi combattere contro di loro. Ciao a tutti, ciao a chi va, ragazzi. L'animale più inutile ho evocato. Vai, ti prego. Mi sta per schiacciare il maialo. Vai, maialo, ti prego, aiutami. Maialo, aiutami. Va il Grublin che cade di sotto. Ma perché li hanno fatti così furbi? Vai! Lanciagliela! Mi sa che non è il nemico giusto, per affrontare i pipistrelli. La butto lì, eh. Ok. Beh, Grublin, se ce la fai bene, altrimenti io andrei. Grazie, vi lascio combattere. Grazie di esistere. Urchella bella. E poi io farei così. Ne posso evocare tre. Ok, perfetto. Taratarataratata. Grazie, vermettini, che non siete altri. Si va avanti. Mo' voglio vedere col boss, eh. Cosa facciamo? Foresta di Meridia nel nulla. Ovviamente se vado a rompere le scatole a lui. Vabbè. Però sto notando che non mi fa male. Cioè, ti tocca e puoi generare i mostri, ma non ti leva cuori. Buona sap... Ciao. Mi è caduto il serpente di sotto. Signori, è caduto il serpentello di sotto. Sono caduti tutti e due, maialo e serpentolo. Molto bene. Allora. Qua, ragazzi, dobbiamo capire dove andare. Perché qua... posso salire qui, immagino. Faccio... No. Ok. Qua faccio così. Qua vado a prendere la rupia. Che tutte le feste si porta via. Molto bene. Qua levo quello che ho fatto. Ah, dovevo passare dagli alberi sotto. Vabbè, siamo trasgri, non fatevi domande. Mentre qua Zelda riesce a saltare. Sì. Ok, un'altra persona. Ah no! È il ministro, Levante, Ponente. Ho visto questa persona al castello. Se rinchiudiamo questo squarcio potrò riportarla alla normalità. Ovviamente non ci puoi parlare, eh? È l'effetto delle persone che vengono risucchiate. E infatti, ragazzi, immaginerete, eccolo il dungeon, primo dungeon. Dicevo, immaginerete che anche Link si trovi qua in quello stato. Qui è dove ti avevamo rinchiusa. Ah! Ci stiamo avvicinando ai miei amici. Posso avvertirne la presenza poco più avanti. Quindi praticamente la nostra cella ora a rovine di Meridia. Dicevo, la nostra cella praticamente... Ok,
due piani. Ci sta, è piccolino. Questo pilastro di teletrasporto è ora segnato nella tua mappa. Puoi teletrasportarti quando desideri. Ok, grazie. Dicevo, immagino che la prigione da dove siamo usciti è stata effettivamente risucchiata dallo squarcio. Se quello che ha risucchiato il re, diciamo. E quindi a sé... Oh, sì. Ragazzi, preparatevi. Preparatevi a questo. Questa roccia è enorme, non è vero? Quando mi metto a riparare il mondo, mi tocca spostare un sacco di cose qua e là. Questo potere potrebbe esserti utile. Se mi guidi col bastone, posso spostare quello che vuoi, in sincronia con i tuoi movimenti. Mettiti di fronte all'oggetto da spostare e poi guidami premendo X. Ora sei in sincronia con l'oggetto. Adesso prova a muoverti. Questo, ragazzi, è copiato un po' dall'ultramano di Tears of the Kingdom. Io sono in sincronia con gli oggetti. Sciogli la sincronia. E questo lo puoi anche applicare a un mostro sopra una montagna. Ti sincronizzi con il mostro, lo sposti e lo fai cadere di sotto. Ve l'ho detto, sto gioco è tanta roba. Ragazzi, sto gioco è tanta roba. Avete visto solo l'incipit di sto gioco, eh? Sono molto, molto curioso di andare avanti. Soprattutto oltre le parti viste nei trailer, perché comunque qualcosina la sapevamo. Quindi adesso non vedo l'ora di vedere anche le cose che non conosco, tutte le razze, tutte le cose che ci sono del mondo di Zelda, insomma, tanta roba. Ho sbagliato tasto. Vai, Tri. Ovviamente. Ciao a chi va, ragazzi. Ciao a chi va. Ovviamente il sasso salta. Si è sincronizzato con tutti i nostri movimenti, eh. In questo caso devo fare così. E devo fare così. Qua c'è una roba importante. Qua devo andare avanti, quindi vado prima di sotto. Tanta roba, non c'è. E qua c'è un'altra roba importante. E io sono molto furbo. Devo far così. Ok. Perfetto. Ora, ragazzi, se la sincronia che avete visto prima è tanta roba, quello che vedrete adesso lo è ancora di più. Ora vi spiego, eh. A questo punto, ragazzi, vi starete domandando: e mo? Come facciamo a risalire? Ovviamente l'altezza è troppo grande. Come fa Zelda a risalire? Ora vedrete. Anche il ragno richiede due, eh? Prendo il ragno. Così il ragno mi segue. Ma... io adesso vorrei fa... ah, forse non me lo fan fare ancora. Non importa, eh. Ora capirete cosa voglio fare. Sciogli la sincronia. Ho fatto e ho creato, ragazzi,
semplicemente la ragnatela e con la ragnatela del ragno io posso fare ciò che voglio. Vedete? Ma non è ancora la cosa più importante. Oh, la mappa del dungeon, finalmente. Ora puoi consultare la mappa di questo sotterraneo. Perfetto. Me la dà direttamente? Ah, la posso assegnare. Aspettate. Ah no, posso far così. Come faccio ad arrivare? Ah, ok, due scale. Questo l'ho preso. Tanto ciao a tutti. Il fantasmino per ora ha tre triangoli che però, ragazzi, aumenteranno. Aumenteranno. Quindi qua per andare avanti devo fare così in modo tale che lui mi crei la ragnatela. E fin qua ci siamo. Ovviamente la parte più interessante di Zelda è di Link, di Zelda, insomma, di Zelda inteso come videogioco. È sicuramente il capire come fare i dungeon, no? E soprattutto platinarli, ragazzi. Quella è la cosa più importante. Ho sbagliato. Platinarli intendo dire prendere tutti gli scrigni che ci sono, eh? Ok. Ho sbagliato. Mi dà fuoco? No. Okay. Perfetto. Perfetto. Ah, no, aspetta. Qua siamo già dal boss. Secondo me ho sbagliato. Devo tornare indietro. Aspettate, ragazzi. Troppo facile, giusto? Sì, ragazzi, stavo già andando dal boss. No, io devo scendere da questa parte. Quindi aspettate, mi devo orientare. Mi devo orientare. E anche questo è il bello del gioco. Ok. Quindi tornando qua. Dovrei tornare all'ingresso e capire. Esatto. Mancava tutta questa zona. Perfetto. Ovviamente, ragazzi. Sincronia. E posso prendere lo scrigno. Trovato del burro. Lucente. Buono a sapersi. Fatemi vedere dove siamo. Allora, scrigno preso. Scrigno preso. Da qua torno qua. Da qua salgo qua. Da qui torno. Ok, devo andare avanti. Eh no, devo capire com'è il dungeon. Non è piccolino, per essere il primo dungeon. E credo di non essere arrivato dal boss, in realtà. Credo sia abbastanza lineare, ci sta. È pur sempre anche questo un grande tutorial, il primo dungeon, quindi... I prossimi saranno, credo, un bel po' più difficili. A livello di comprensione, non per altro. Ok. Vai. Ah, ordina. Aspetta. Ovviamente qua me li dà in ordine di uso. Vabbè. Ovviamente. Perfetto. Uno, due, tre. Togliamo questi. Prendiamo i letti. E passa la paura. Quindi, letto 1, letto 2 e Zelda. Molto bene. Andiamo qua. Quindi dobbiamo andare in alto. C'è un ascensorino. Questo dovrebbe essere automatico, infatti. Ok, vediamo un po' dove ci porta. Bisogna badare sempre alle mappe. Devo andare... Ok. Qui. E poi... Ah!
Vai, Castoro! Mi sa che ho sbagliato... Aia. Ho sbagliato pet, comunque. Senti. Io ti spacco i vasi in testa! Lo so, ragazzi, che è una peccionata, ma voi non fatevi domande, tanto lui è scemo. Non è troppo scemo, però... Io ci ho provato. Vai. E anche il serpentazzolo. E anche il serpentazzolo. E anche il serpentazzolo. Vai, vai. Ok. Vedete, uno lo distrae, uno lo colpisce. Perfetto. Oh sì che ti memorizzo. Lui è bello forte. Un Titanus. E questo mi sa che vorrà tre robi, eh. Volete vedere? Quanto mi richiede il Titanus? Tre. Però basta che evochi uno di questi, ragazzi, e sei a posto contro tutti i mostri, eh. Quindi sì. Ci sta. Ci sta. Io devo salire qua su, giusto? Sì. Perché poi devo andare a prendere... Ovviamente ci sono anche i puntatori. Dammi cuori, ti prego. Dammi tre par... Ma scusa. Ma approfittiamo. Ma prendiamoci un attimo per riflettere sulla nostra vita, su ciò che manca. Ragazzi, non so se notate, ma ho riattaccato anche il plan bobino, qua dietro. Spero davvero le luci vi piacciono. Non so se sgrana troppo, devo capire. Però mi piace di più le live così, mi sembra un ambiente un po' più raccolto. Ora, non so piuttosto se i nanolith forse vanno un po' diminuiti. Eh sì, forse è meglio così, con una luce un po' meno esagerata, ditemi un po'. Vediamo un po'. Forse è meglio così, con una luce un po' meno sparaflesciosa, però... Ok, perfetto, vai, alzati e cammina, Zelda. Ok, infatti, e questo ci porta, come abbiamo visto, all'altra stanza. Ci sta tutto. Ok. Allora, qua, per non saperne leggere né scrivere, mi serve lui. Che sollevi e lanci. E fin qua. Mi sa che ci siamo. Sospetto di dover accendere tutte le torce. Qua vai qua e questo lo fai cadere. Perfetto. Qua mi serve l'armadillo. Troppo rosata, ragazzi, la luce. Aspettate. Devo ancora un po' sistemare. Devo ancora un po' giocare con i nanolith. Così forse è meglio, eh? Vero? No, Armadillo! Stavo leggendo la chat, raghi! Oh mio Dio, ho perso l'uva. Ho perso l'uva. Ok, può bastare. Perfetto, la porta è aperta. Così forse è meglio, ragazzi. Grazie pilastrino, sempre utile. Vedo che un boss... Mi sento responsabile. No, no, ditemi voi... Cioè, scusatemi, ragazzi. Io chiedo un vostro parere, altrimenti non ve lo chiederei se non badassi ai vostri consigli. Ecco, così le luci sono molto, molto più soffuse e in teoria è meglio. Ci mancherebbe, ragazzi, chiedo un vostro parere. Allora, sono qua... Io mi trovo benissimo in tutte le situation. Lo sapevo. Ah, bellissimo. No, beh, mi dovete dire voi, ragazzi, se vi piace la luce.
contro di loro chi posso usare? Per assurdo, chi contro chi? Chi l'ha visto? Vai, due di questi e passa la paura. Ve ne mando tre di popostrelli, ma come vi permettete? Ah! I miei popostrelli sono forti! Aspettate. Vai, ti metto... sì, è proprio perché di proposito ho voluto mettere una luce che in realtà non è molto forte, sul viso. Però volevo appunto qualcosa di illuminante nel viso, ecco, solo per quello. Però spero vi piaccia questa visione. Qua ragazzi famo notte. Oh, meno male, va? Forse così sì, è il miglior compromesso. La luce va bene, non è troppo forte dietro, ma almeno la stanza è illuminata e anche il viso, Ok. Qua ragazzi farei semplicemente a chi si mena prima. Quindi vai qua e uccidi lui, per forza. Grande. Grande. Aia, due contro uno non vale. Siete dei maledetti. Questo non lo accetto. Perfetto. Che bella sfida. Ma guarda in sincro. Bellissimo. Grazie raghi, non dovevate. Allora, qua secondo me c'è il boss, Ede. Grazie per il cuore, non dove... sì, qua c'è il boss. Quando ti dà due cuori, raghi, il gioco vuol dire che... sì. No, allora. Voglio andare un attimo là, perché non so se avete notato. Io sì. Che c'è qualcosa di interessante. Quindi, ragazzi... se io riesco a girare bene Zelda, in questo caso... sì. Vai. Zelda, dove cacchio miri? Mira Zelda, sin tu mirada, sì. Molto bene. Ok. Buono, lo accetto, raghi. 50 rupie, che fai? Te ne privi? E mo come torno laggiù? Stai andando forte. Ragazzi, quando si dice ma oggi sei... caduto dal letto. Sì, decisamente. Ne basta uno di tavolo. Grazie, Zelda, non dove... ok, meno male. Brava Zelda, sei tutti noi. Ok. Per fortuna non c'è il danno da caduta, ragazzi. Ok. No, questo è il boss, Ede. Ah no, non è vero, perché passando da qua mi porta qui giù, dove c'è un altro scrigno, da qua poi mi porta qua giù, dove ci sono... Ah no, ecco dov'è il boss. Ok, stiamo procedendo bene. Sì ragazzi, non ci stiamo perdendo, mi viene da piangere, molto bene. Che io con i dungeon, ragazzi, faccio un guaio ogni volta. Quindi sì. Lui è quello che ha lottato contro il mostro blu. È Link. Link, io ti affetto male comunque. Cioè, io te lo dico, Link. È solo che usare tutto il mostro... No. Facciamo così, gli diamo fuoco al nostro amico Link. E poi ci mettiamo anche dei sassi. Qualcosa di bello che possiamo tranquillamente sollevare. Zelda, sollevalo. Ma allora sei scema. Grazie. Oh. Non gli faccio danno?
Sì, che le faccio danno. Beccati sto sasso, malefico, un cuore. Ho un cuore. Tutti noi abbiamo un cuore. Ma anche Zelda in questo caso. Camiseria. Mezzo cuore. Mezzo cuore. Mezzo cuore. Mezzo... Non posso metterci la carne, Link, mi che scemo. Quindi no, devo comunque combatterlo con dei mostricia... Guarda, l'armadillodo. Vai! Rotola, rotola! Non ci voglio... Ma dove cacchio va il sasso? Levati di culo, sasso! Aspettate, guarda. Guarda che mi tocca fare, devo usare le anfore! Oh, quanto fa male, ragazzi, il servizio di piatti. Poi quelli antichi, ragazzi, sono anche belli tosti. Non so come quelli di adesso. Cioè, tutte le cose di casa fanno un sacco male. Ho usato già la fatina. Ma non ci voglio credere. Non volevo usare la fataia. La fatina da adesso. Maledetto, Link, che non sei altro. Quanti vasi vuoi? Sto Link lo chiamiamo Gervasio. Molto bene. Link, guarda. Questo è il servizio da te della mamma. Che oltretutto sono delle giare. Però vabbè, non importa. Che cazzo fai? Zelda! Zelda! Non c'è bisogno, gioco, che mi continui a dire che sto morendo. Grazie. Non serve il titi. A volte il servizio alle spalle può far male. Becchi in faccia. Allora, sto notando, ragazzi, che funziona se lo prendi alle spalle col servizio di porcellona. Fermi tutti. È bello uccidere Link con un servizio di porcellona, comunque. Perché porcellana no, eh. Sono vasi antichi, questo è porcellone. Molto bene. Molto bene. Fermi tutti, beccati a papà sto vaso. Vai Link, non dovevi. Ma dove cacchio punti, Zelda? Ho mezzo cuore, non voglio fare game over. Vabbè, ma se io faccio così, scusa. Ma sarà pure scemo sto Link. Non è scemo. Prendiamolo. Aspettate. Ma io non posso continuare. Cioè, ma almeno un nemico per colpirlo mi serve. Che cacchio fai? To, almeno un rotolacampo. Che cacchio ne so. To, diamoli fuoco almeno a Link. Sì, effettivamente sì. Potrei fare anche così, ragazzi, eh. Ci avete ragione. Ma salta anche lui, eh. Anche lui può saltare. Un cuore! No! Maledetto Link! Sì, è sempre lui. Aspettate, fatemi vedere se gli screen vecchi me li conta come presi, eh. Aspettate, dovrebbe. Aspettate, fatemi vedere una roba. Guarda, wow, ma ho failato anche un teletrasporto. Ah no, scherzavo. Ok, dicevamo. Allora, qua sappiamo che ci serve la giara. Motti becchi tanti di quei vasi in faccia, tesoro mio, che manco lo capisci dove ti trovi. No, sono un pirla. Sono un pirla. Ah, quelli servono a darti i cuori. Beh, ma ci sono arrivato tardi. Molto bene. Questi invece ti danno le emicrania, spero.
maledetto protagonista di una saga epica che non sei altro. Guarda, ti preferivo quando sei l'eroe, non quando sei il villain. Però guardate come va nella capoccia del nostro amico, eh. Comunque quando lo becca e guarda, cioè gli gira la testa, è bellissima sta roba. Cioè deve fare un male cane comunque questo vaso. Molto bene. Guarda come gli gira la testa, bellissima. Aia! Cucù! Niente. Aspetta, volevo sorprenderlo, tipo. Ma perché lui se si ripara con lo scudo, il maledetto. Devo aspettare che lui abbassi. Aia. Devo aspettare che lui abbassi le robe per colpaia, per colpirlo. Sì, però si è rotto le palle. Senti, io un goblin te lo metto. Almeno lui è distratto da lui e posso continuare a usare i vasi. E comunque qualche freccia prima o poi lo becca, dai. Mi sa che è un po' forte, Link. Mi sa che i mostriciattoli con lui non funzionano. Devo usare il cervello. È quello il problema, raghi. Seconda fase? È un berserk! Ah! No! Ah! Scusa, tesoro! No, il cuore lì sopra! Ma non ci voglio credere! Fermi tutti! Senti la host. No, no, la host è bella. È lui che non è bello per niente. Ma dai, è tutta! È old style. Ma lui si è impalato sul muro. Allora, mi serve un mostro che gli faccia più male, ragazzi. Il popostrello. Ma secondo me, cioè, scusatemi, il Rob. Vedi, ma manco lo sente. Ci metto un cartello, ragazzi, per distrarlo, con scritto vattene a fa... Cioè, sei una località di vacanza. Non lo so. Devo un attimo capire. Secondo me va fatto tutto con i vasi. Secondo me l'unico è farlo tutto con i vasi, ragazzi. Secondo me sì, è così. Sono scemo. Aspettate. Sì, secondo me va fatto solo con i vasi. Una battaglia... Ma davvero sei così furbo, Link? Ma molto bene. Molto bravo, Link. Ma non dovevi. Aia, sbaglio il tasto. Porca miseriacciola. Sbaglio il tasto. Devo prendere il momento giusto in cui lui toglie la spada. La spada nella roccia. La spada nella doccia. Quella roba lì. Fermi tutti. Ho sbagliato. Aia, tua mamma, vaso di Pandoro. L'ultima volta che hanno scoperchiato il vaso di Pandoro, qualcuno ha dovuto pagare tanto alla società. Vi prego. Andiamo avanti. Fermi tutti. Quanto dura sta battaglia? Ma dura una sfracca sta battaglia. Ma quanta vita, Link? Che miseria! Secondo me deve essere uno di quei Link un po' pirata, secondo me. Quei siti un po' strani. Un Link strano, questo. Andiamo avanti. Cacchio me ne faccio della giacca. Vabbè.
Ma vaffanculo, giara di merda. Scusate. Io sbaglio, invece di lanciarlo, le poso, perché sono una persona posata. Non so bene se sono una forchetta, un coltello, un cucchiaio, sì, nelle giare ci si può anche nascondere, ma non è questo il caso. Non credo servano in questa battaglia come nascondigli. Vedi, la poso! Aspettate, mo ce la posso fare. Oh, maledetto. L'antico vaso andava portato in salvo. Ok. E Link, guardati attorno. Bravo Link, non dovevi. Brava Zelda, non dovevi. Ma è inutile che io la triforza della saggezza se non so lanciare un vaso. Ma che cacchio di triforza è? Ma vi prego. C'è l'albero Deku che probabilmente si sta vergognando. Sarà sotterrato dalla vergogna. L'avete capita? Perché un albero? Ce l'ho fatta! Finalmente mi posso difendere. No, esatto, mica dell'intelligenza. C'è mancato poco. Non sai quanto, Tri, lascia sta. Quel tipo sembrava quello che ti aveva salvata, ma stavolta ce l'aveva con te. Siamo solo al primo dungeon. Emanava le stesse vibrazioni negative del re e degli altri impostori del castello. Sì, era un impostoro. Mi ha lasciato la spada, guarda, Tri, mi ha lasciato anche dei vasi di coccio dove ci sono i cuori. O si è lasciato dietro qualcosa? Sì, i cuori. Grazie, un cuore, Tri. Sai chi se ne frega della spada? Per dire, cuore 1... Cuore 2, molto bene, ci refugliamo e poi andiamo avanti con la storia, raghi. La butto lì, grazie. È un impostore, esatto. Ecco, qua siamo full, prendiamo la spadina. E abbiamo sbloccato così la modalità spadaccina. Appartiene lo spadaccino con la tunica verde e sopra c'è inciso il nome Link. Sento una forte energia a provenire da quella spada, più forte anche di quella degli squarci più grandi. Avverto una sorta di potere speciale. Infatti, ora possiamo usare impugna la spada e diventiamo spadaccini. Però è a tempo, ragazzi, questa modalità. Perché comunque Zelda non usa la spada come Link. Vedete? Ora Zelda è diventata spadaccina, ma a tempo. E vedete che ha il cappello di Link, vestita con la tunica verde di Link. È bellissimo! È bellissimo. Quindi ora assomiglia a quel tipo in tunica verde. Sembri davvero forte. Tieni in alto la spada. Sono il tuo cap. Per entrare in modalità spadaccina puoi usare Y per sferrare fendenti con la spada. Poi difendi con lo scudo usando ZL. E sono un pirla. Molto bene. Sì, lo so che devo prendere l'eroe. Allora, spadaccino. Così c'ho lo scudo, così uso la spada. Hai ottenuto un po' di energia, un misterioso potere ti pervade. Praticamente, vedete che a tempo, io devo trovare un po' di potere per proseguire con la modalità spadaccina. Probabilmente spaccando queste c'è l'uva, c'è il cuore e tanta voglia di vivere. Questi gran cavoli, qua mi serve il ragno, scusa. Si sa che il ragno porta guadagno. Fermi tutto. Datemi delle rupie, grazie. Ok, hai ottenuto un fermaglio con cuore. Piccolo e grazioso ornamento per capelli. Ti fa trovare cuori un po' più spesso. Sicuramente nell'erba e quant'altro. Ok, quindi apri il menu. Devo andare in questa roba e devo fare a indossa. Perfetto, ora troviamo più cuori. Ci sta. Carina come roba. Un po' meno carino il fatto che io qua mi spacco a terra. No, per fortuna no. Ok. Io sono sceso da qua, giusto? Aspettate, raghi, che ho un senso dell'orientamento che la metà basta, fermi tutti. Ecco, come vedete, qua io non ho più energia. Sono a livello 1, ovviamente dovremmo anche aumentare l'energia. L'energia... Ovviamente, qua devo far così, devo far così, devo far
Così. Dicevo, devo anche aumentare, ragazzi, l'energia della spada. Per ora ci dura pochissimo. È un filino troppo fatto bene sto gioco. Molto bene! Si fa, ragazzi! Fatemi vedere dove sono. Ok, davanti a noi c'è la porta del boss. Qua ci serve una chiave, quindi devo per forza andare. Guardate un po'. Vedete l'energia? Adesso ne abbiamo di nuovo un po' per la modalità spadaccina. E qua ce n'è un altro, perfetto. Qua c'è il teletrasportero. Lì c'è la porta del boss. Ovviamente ci sta, me lo fa fare per trasportarmi di nuovo qua. Ma come vedete, laggiù devo andare a prendere la chiave per andare dall'altra parte. Quindi per forza di robe, ragazzi, devo andare qua. Una decubaba! Che bella è la decubaba! Bella di papà! Hai memorizzato la decubaba? Bellissima! Ok. Qua fatemi capire, intanto leviamo il sorcio qui, molto bene. Qua c'è un'altra decubaba. Perfetto. A che mi è servito quella decubaba? Se io non posso... Vai, la rupia fa niente, eh? Grazie. Ok. Fatemi riprendere il frammento. Ok. Qua vado a dar fuoco a questa decubaba. Probabilmente le due decubabe servono ad aprire la porta, immagino, eh? E infatti. Ok, ha senso. Mi pareva un po' stranetto. Fatemi prendere tutti i frammenti possibili e immaginabili della modalità spadaccino che mi servono. Ho capito. Credo. Ok. Wow. Era così, ragazzi, eh. Cioè, per forza così. Sono un idiota. In teoria dovrebbe rifarsi. Infatti, perfetto, meno male. Ok. Ok. Perfetto. E questo ci siamo. Prendiamo questo. Rupie. Perfetto. Altre 50 rupie, raghi. Fanno sempre comodo. 187. Beh, neanche poche. Ermili. No, è viola. Mi sembravano dei frammenti blu, ragazzi, della spada. Ok. La decubaba lassù l'abbiamo fatta. L'abbiamo anche presa. Qua non mi sembra di vedere chissà quale enigma, se non la decubaba laggiù. E io posso... Sì. Ah, ok. No, ma la posso staccare anche così, la decubaba. No. Sì. Ok. Chiave, ragazzi. In questo caso ci sarà la chiave dell'altra porta. Immagino sarà una piccola chiave. Esatto. Piccola chiave, con essa puoi aprire la porta chiusa dall'altra parte. Oh, raghi, sto rientrando bene bene nelle vibes di Zelda. Ok. In teoria si torna indietro. Qua c'era il cancello da aprire. Spero di non aver failato qualche scrigno, eh. Solo quello è la mia preoccupazione. Per il resto, chissene. Vorrei comunque riuscire a far tutto.
Allora. Qua c'è un problema. Come faccio io a portarlo un po' più in là? Perché come vedete è palese che lo devo mettere su quella roba verde. Ma non c'è nessun punto della mappa che mi permette di andare più avanti. Quindi aspettate. Posso sincronizzarmi con queste due? No. Con quella? Neanche. No, l'unica cosa con cui mi posso sincronizzare è questa. Posso usare qualche replica per farla andare laggiù, tipo il ragnettolo? No. Fatemi ragionare un attimo. Ho capito. Bastava andare un po' più indietro io, ok, avere la distanza. Era abbastanza intuibile, scusatemi ragazzi per questo momento di difficoltà. Ok, lassù c'è una porta. Altra ampolla per le fate, grazie, non dovevi gioco. Grazie mille. Ok. E qua devo scendere perché laggiù vedo una serratura. Ok. E guardate ragazzi che vi sto per dire. Ok. Questo, ragazzi, è molto importante. Vedete, questa è una piattaforma che, come vedete, giustamente va a destra, a sinistra. E voi direte, wow, cosa c'è di bello? Guardate cosa sta per succedere. Ehi, Zelda! Devi sapere che una volta entrata in sincronia premendo Y, puoi fare anche un'altra cosa. Dopo essere entrata in sincronia con Y, prova a tenere premuto R. Finché terrai premuto R, i tuoi movimenti seguiranno quelli dell'oggetto. Si chiama sincronia inversa. Ci sincronizziamo. E se tengo premuto R, non sono io che sposto l'oggetto come voglio io, ma seguo i movimenti degli oggetti. Non so se rendo l'idea. Questa cosa rende il gioco praticamente infinito a livello di possibilità. Perché tu con la sincronia puoi fare quello che vuoi. Puoi davvero risolvere i puzzle e tutte le cose come vuoi. È assurdo. È assurdo. Sto gioco ha un potenziale praticamente infinito. Lo puoi fare con gli animali, lo puoi fare con i mostri, lo puoi fare con le cose che devi risolvere. Insomma, lo puoi fare come vuoi. È una roba assurda. È una roba assurda, ragazzi. Sto gioco è fenomenale. Ok. Bella lì, rupia rossa. 20 rupie, sempre buone, grazie. Fatemi vedere come siamo messi con gli scrigni. Qua, vabbè, devo utilizzare... Ah! La combinazione di tasti risulta comodo durante il gameplay. Sì, io lo sto giocando con Pro Controller. Ti dico che non è male. Ti dico che non è male a livello di tasti. Pensavo peggio, anche perché poi sai benissimo, no? Come ho detto prima, io adesso sto terminando Breath of the Wild, che comunque ha dei tasti un po' diversi da questo, quindi avevo paura di incartarmi un attimo. Invece è abbastanza, come dire, è abbastanza intuibile, intuitivo, sì. Mo come faccio io qua a saltare? L'ho capito. Vabbè. Ovviamente devo crearmi la scala. Ok. E qua dovremmo avere la chiave del boss. Ho ottenuto una grande chiave.
No, no, ripeto, a livello di tasti è buono. Il gioco poi è tanta roba. Il problema ora è capire... Qua ho preso la chiave del boss. Ho appena preso la chiave del boss, giusto? Volendo mi posso già teletrasportare qui, ragazzi. Effettivamente... Ah, c'era l'altra uscita. Allora aspetta che torno. Aspetta che torno là. No, perché voglio capire se ho preso tutti gli screen, ragazzi. La cosa buona, però, rispetto a Link's Awakening... Perdonatemi. Diciamo, la cosa buona rispetto a Link's Awakening... E che qua abbiamo i teletrasporti. Su Link's Awakening no. E quindi fidatevi che era un po' una rogna. Mentre così... Dove si è aperta la porta, ragazzi? Ok. Ti fa tornare indietro da qua. Però no, ragazzi, non si è aperta la porta. Semplicemente sono... Forse questa si è aperta. Forse sì, c'erano le sbarre qua, ragazzi. Ci avete ragione. Non ci ho fatto caso. Ecco, su Link's Awakening effettivamente era più scomodo. Hanno migliorato molto. E qua, ragazzi, mi fa andare dal boss. Ma io ci voglio andare. Per quanto mi sia piaciuto anche Link's Awakening, come gioco. L'ho giocato da poco. Praticamente che ho fatto? Quest'estate ho giocato Skyward Sword. Poi ho giocato Breath of the Wild. Ho deciso di lasciarmi le cose secondarie. Ho giocato Link's Awakening. Stavo rigiocando Zelda Breath of the Wild, ma poi adesso in sto periodo, vabbè, non ho tempo. E poi aspettavo Echoes of Wisdom. Quindi la mia idea è finire Echoes of Wisdom, finire Breath of the Wild, inteso tutti i sacrari, mi mancano da fare le ultime cose, e poi giocarmi finalmente Tears of the Kingdom, che ho comprato al day one e che non ho ancora giocato, ragazzi. Lo so che è illegale, ma non l'ho ancora fatto. Ora, però, ragazzi, ho la mia paura. Frammenti di cuore 4. Fatemi capire sta roba. Ti segna i frammenti di cuore. Qua, ragazzi, non ci sono proprio stato. Giusto? Le aree grigie immagino siano delle aree ancora da scoprire del dungeon. Io potrei andare dal boss, solo che... lo so, non ho ancora giocato Tears of the Kingdom. So com'è, ovviamente. Ed è un capolavoro videoludico. Io potrei andare dal boss, ragazzi, ma mi conviene... Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in live. Secondo voi conviene andare dal boss? Cioè, da una parte vorrei prima capire se ho preso tutti gli screen, solo che non me lo dice... Cioè, mi dice frammenti di cuore. Tanto salvo, eh? Credo ci sia la possibilità... Non lo so, ragazzi. Non so molto di sto gioco. È blind. Dicevo, credo ci sia la possibilità di tornare nei dungeon anche dopo aver sconfitto il boss. Quindi, qualora ci fosse la possibilità, io posso comunque tornare anche in futuro per cercare di prendere le cose che ho failato o mancato. Ma non credo. Cioè, in realtà mi sembra di averlo fatto abbastanza in maniera completa, sto dungeon, Non vedo stanze particolari. Qua ci sono stato. Forse qua non sono andato. Tanto qua c'è la stanza del boss. Ok. Fatemi fare una roba. Oh, vediamo anche il teletrasporto per la prima volta. Che carino. In teoria... Fatemi vedere se ho failato, perché mi sembra di aver visto una zona grigia, ecco. Solo per quello. Però no, ragazzi, tutta sta roba l'ho fatta. Vabbè. Ho dato fuoco al dungeon, lo so solo io. Vediamo un po', eh.
Ma che vada, tanto abbiamo il teletrasporto instant nella stanza del boss. Quindi ragazzi è perfetto. Fatemi solo fare un giro di ricognizione per capire se ho failato qualche zona. Ah, ecco. No, ok. Ragazzi, si va dal boss. Ok, ok. Volevo giusto accertarmene. Spero davvero di non aver failato qualche quest, cioè qualche chest. Però vabbè. Signori, siamo pronti al primo boss? Non lo so. Qua mi darà dei cuori preventivi. Ah no, perfetto, mele. E beh, però scusate, una mela se la mangio. Ok, dovrei comunque recuperare il cuore. Siamo pronti, ragazzi, al primo boss? Io no, non so voi. Però vabbè. Già che ci siamo, proviamo a fare il primo boss. Ok. Vedo già deleggiare con dei cuori preventivi. Ma qui non c'è nessuno. Eppure ero sicuro di aver avvertito la presenza dei miei amici. Eccolo qua, il Sassorok. Che non si chiama Sassorok, eh? Però l'ho visto nel trailer, sembra il Sassorok di Brett e di Tears. So più o meno come funziona. Sismarok, non Sassorok. Ok. Sono dentro la creatura, aiutami, ti prego. Ti prego, ti preghissimo. Allora, io qua voglio mettere lui. Poi qua voglio... Vorrei scherzare. Questo secondo me glielo devi staccare. Esatto. E poi entri in modalità spadaccina e su. Sì. Ok, ok. Ho capito come funziona. Perfetto. Mi prendo i cuoricelli. Aspettate. Aia. E come faccio a prendere? Ok, ora, ora, ora. Quando si piega. Ho capito il pattern. Ok, vai. Ora glielo stacco. Vado in modalità spadaccino. Ok, e ovviamente questo è il nucleo. Perfetto. È abbastanza facile, dai, il primo boss. Ci può stare pure, che sia un po' facile. Seconda fase. No, ce l'ha in testa. Quindi devo aspettare che lui si abbassi. Ok. Ah, devo far così. Ho capito. Ho capito. Devo saltare. E adesso devo staccarglielo. Così. Perfetto. Spadaccino. Vai, 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 vai. E per fortuna mi dà anche altra energia. Dai, abbastanza facile. Ok. Fatto. Ok. Ci sta. Ci sta. Prendiamo un altro frammento di cuore, stavolta intero, quindi da 4 avremo 5 cuori. E spero mi dia un altro triangolino di tri a sto punto. Ne abbiamo 3, spero mi dia il quarto. Che carino. Ecco Zelda, questi sono i miei amici. Sembra che stiano tutti bene e che i loro poteri siano intatti. Ciò significa che ora possiamo chiudere lo squarcio. Riporteremo questa parte del mondo alla normalità. E no, però... E allora non posso più entrare nei dungeon. Quindi se ho failato qualcosa nel dungeon non lo posso più riprendere. Wow. Notare la bellezza. Ragazzi, notare la bellezza. Immagino sì che adesso si uniranno per fare il quarto triangolo. Vuoi vedere? 3 triangoli. Ok. Che bellezza. Che bellezza. I miei amici hanno condiviso con me il loro potere. Livello 1 di spadaccino. Ah no, livello 2 di tri, non della spada. Eccolo qua, il quarto triangolo. Ok. Ha senso.
Credo che sì, ora posso fare di più. Tri ha ottenuto un triangolo. Premi Y per ricreare le repliche di ogni sorta. Va bene. Mentre chiudevamo lo squarcio, i miei amici mi hanno raccontato quello che è successo. Un grande mostro roccioso è apparso all'improvviso e li ha catturati tutti. Intrappolati come erano dentro quell'essere, non potevano rinchiudere lo squarcio. E c'è dell'altro. Questi sono cristalli che saltano fuori quando si richiude uno squarcio. Sono molto belli, quindi te li voglio regalare. Hai ottenuto 5 frammenti insoliti di Tri. Notare che hanno lo stesso pattern della spada di Link. Livello 2. Ok, anche di spadaccino. Quindi ho fatto tutto quello che potevo. Torniamo nel mondo normale, Zelda. No, tu stai fermo, stop. Possiamo andarcene da lì. Ma col cavolo. Questo me lo prendo e mi prendo il quinto cuore. Grazie. Ma tu sei pazza, Tri. Per carità, questi saranno cuori. Esatto, non serve a niente stare qua a menarcela. Però adesso aspetti. Voglio capire se io posso riandare nel dungeon. Perché ragazzi, se io l'ho fatto male, non lo completerò mai al 100% sto gioco. Non posso fare altro. Speriamo ragazzi ci sia la possibilità di tornare nei dungeon poi. Io e i miei amici abbiamo la facoltà di andare avanti e indietro tra il mondo normale e quello del nulla. Vuoi tornare nel mondo normale? Eh sì, a sto punto sì. Va bene, andiamo. Vediamo un po'. Ok. Oh, bene bene. Lo squarcio che era qui e ora è sparito. Ciò significa che ora è di nuovo normale anche il luogo in cui volevi andare. Se continuiamo così possiamo rinchiudere anche altri squarci e salvare tuo padre. Ehi, tu, posso disturbarti un attimo per favore? Ah! Sono Ponente, ministra di Hyrule. Scusa la domanda, ma dove ci troviamo di grazia? Principessa Zelda! Non avevo assolutamente capito che foste voi. Come mai indossate questo travestimento? E gli raccontiamo del padre e via. Quindi non solo vi abbiamo salvata, ma vi abbiamo... Non vi abbiamo salvata, ma vi abbiamo persino esposta a un grave pericolo. Anche questo potere è una grande sorpresa. Esprimo la mia più profonda gratitudine a Tri per esservi stato accanto per tutto il tempo. Grazie di cuore, Tri. Ma tu puoi vedermi? Sì! Fluttui a mezz'aria è un aspetto davvero adorabile. Devo dir, se devo dirla tutta. Pensavo che soltanto Zelda fosse in grado di vedermi. Ah, quindi Lady Impa non riusciva a vederti. Che strano. Restano da spiegare molte cose, ma per ora dirigiamoci al luogo indicato con il puntatore sulla mappa, come vi ha detto Lady Impa. Sono anche in pensiero per il re e il generale Levante. Dobbiamo escogitare un piano d'azione. Ah, ma sto affrettando le cose. Mi mostrereste la vostra mappa, per favore? Ok. Se ricordo bene, questo posto è... Sì, ne sono sicura, è la casa del fratello di Lady Impa. Ecco perché ha detto che là avreste trovato aiuto. Faccio strada io, seguitemi, vi prego. Ok. Qua ragazzi devo capire una roba. Non lo posso fare ora. Vedete? È scriptato. Però avete visto che c'è di nuovo il puntino verde. Quindi no, si può tornare nei dungeon. Forse. Forse, raghi, forse. Ta ta ra ta ta ra ra ra. Ah, ok. Entriamo, principessa. Chi è il fratello? Perdona la nostra visita improvvisa. Mi chiamo Ponente. Lady Impa ci ha parlato di te.
Lue Berry. Ho molto da fare e non ho tempo. Fuori dai piedi. Sono mortificata per il nostro arrivo non preannunciato, ma se potessi concederci anche solo un minuto. Sto uscendo, tornate un'altra volta. Ascoltaci solo un attimo. Non fatemi ripetere, devo uscire subito per andare a salvare Link. Ma quello è il cappuccio di Link, perché lo indossi tu? Hai incontrato Link? Cosa? Dimmi tutto quello che sai sugli squarci e su quello spadaccino con la tunica verde. Credo di aver afferrato la situazione, principessa Zelda. Ti sono molto riconoscente. Meno male che ora sei calmato, principessa? C'è una cosa che mi lascia perplesso. Quando siete arrivati, cos'è quell'affare che fluttua accanto alla principessa? Anche tu puoi vedermi? È proprio strano, senza contare Zelda, sei già la seconda persona in grado di farlo. Puoi dire che gli altri non possono vederti, eppure noi possiamo... Esatto, non avevo mai incontrato una creatura così affascinante. Beh, se pensiamo a quel che noi due abbiamo in comune, siamo stati entrambi risucchiati da uno squarcio, ma ne siamo anche usciti vivi. Forse quella dimensione ha un qualche potere che trasforma le persone. Beh, credo di dovermi presentare. Mi chiamo Lue Berry e sono il fratello maggiore di Impa. Lo spadaccino che ti ha salvata, principessa, si chiama Link e sono stato io a creare la sua spada del potere. Maestro Lue Berry, come mai hai forgiato una spada? Principessa, hai presente quell'enorme mostro blu che ti ha catturata? La spada serve per sconfiggerlo. Qui passo il tempo studiando la storia di Hyrule e gli squarci che occasionalmente appaiono. Da molto tempo, infatti, tali squarci fanno la loro apparizione in tutto il regno, inghiottendo la gente. C'è chi ne rimane vittima, sparisce nel mondo come se non avesse mai fatto parte. Questo è il fenomeno che la gente chiama da tempo venire annullati. Link viaggia da uno squarcio all'altro per combattere i mostri neri che ne fuoriescono. Il suo scopo è impedire che le persone vengano annullate, eppure io naturalmente volevo fare la mia parte. Ecco perché ho creato una spada capace di eliminare i mostri dagli squarci e l'ho affidata a Link. La spada del potere in possesso della principessa è proprio quella che speravo potesse aiutare Link. Quindi anche Link stava affrontando gli squarci. Bello. Da essi emerge una varietà di mostri, ma ce ne sono... Ma ce n'è uno blu particolarmente potente. Secondo me, se riusciamo a sconfiggerlo, potremmo risolvere questo problema delle persone che vengono annullate. Da quanto hai detto, principessa, Link era riuscita a sconfiggere il mostro. Eppure gli squarci continuano ad apparire. Forse ci stiamo sbagliando su qualcosa. Lo squarcio nella foresta è svanito, ma Link non ha fatto ritorno. Ci servono più informazioni. Principessa Zelda, maestro Lue Berry. Quando sono stata risucchiata dallo squarcio al castello di Hyrule, mi è parso di venire trasportata via lontano. Sono stata inghiottita al castello di Hyrule, ma la principessa mi ha liberata da uno squarcio nella foresta. Come ho fatto a venire così lontano? Dentro gli squarci le cose sono collegate in modo totalmente diverso da questo mondo. I miei amici hanno parlato anche di grandi squarci apparsi in altre aree. Forse troveremo il re e il resto delle persone scomparse in luoghi completamente diversi da quelli in cui sono spariti. Forse lo stesso vale anche per Link. Ehi, Zelda! Vado a dare un'occhiata dall'alto. Forse riesco a scorgere un altro squarcio. E ovviamente la nostra missione, ragazzi, è andare a risolvere gli squarci. Credo di averne trovato qualcuno. Non so dove si trovino il padre di Zelda e tutti gli altri, ma ho avvistato alcuni squarci giganti che secondo me vale la pena esplorare. Ok, te li segna sulla mappa. Due, ma saranno molti di più. Li ho segnati sulla tua mappa. Uno è nel deserto delle Gerudo. Uno invece dovrebbe essere nelle acque di Jabu. Quindi in realtà nella zona degli Zora. Ok. Sono due razze, ragazzi, poi le vedrete. Se rinchiudiamo gli squarci potremo riuscire a salvare tuo padre e gli altri. Forza Zelda, uniamo le nostre forze. No, principessa, non sta a voi affrontare simili pericoli. Invece questa è una cosa che dobbiamo lasciare a lei. È l'unica in grado di rinchiudere gli squarci. Ora tutti devono fare la propria parte per sventare la minaccia che incombe su Hyrule. Beh, è vero, ma... Principessa Zelda, vai con Tree ai vari squarci che si sono aperti a Hyrule. Sei l'unica che può rinchiuderli senza salvare e salvare le persone intrappolate al loro interno. Ministra Ponente, voi restate qui con me a indagare sul fenomeno degli squarci. In questo modo potremo aiutare la principessa. Va bene, le indagini sono il mio forte. Principessa, gli squarci... Gli squarci...
ce la posso fare. Gli squarci segnalati da Tris si trovano nel deserto Gerudo e nelle acque di Jabu. Se vi servono altre informazioni, non avete che da chiedere. Spero che riusciate a trovare il re, il generale e Link. Ah, ho dimenticato di dirti una cosa. Posso rendere ancora più potente la spada che porti con te. Le mie ricerche possono esserci d'aiuto. Ma ne possiamo parlare in un secondo momento. Gli squarci misteriosi. E ragazzi, siamo in live da 2 ore e 41. Direi che come prima parte di The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, secondo me ci possiamo anche ritenere soddisfatti. Dobbiamo andare verso il villaggio Gerudo, o meglio deserto delle Gerudo, e le acque di Jabu, dove ci sono gli Zora. Direi ragazzi che per ora io mi potrei accontentare. Probabilmente stasera si va avanti, credo dopo cena, perché voglio portare ancora un po' di gameplay, se siete d'accordo. Ma per ora ragazzi vado a salvare un attomino. Ok. Perfetto. Torno grande. E ragazzi, per il momento vi dico che è tutto. Fatemi sapere ovviamente che ne pensate di Zelda, se vi sta piacendo. Spero di sì ragazzi, spero vi stia piacendo questa avventura nuova ad Hyrule con la nostra principessa Zelda. Io per il momento vi ringrazio, vi do l'appuntamento a stasera, vi saluto e ragazzi, ci si becca più tardi. Credo alle 21.30, ragazzi. Ci vediamo alle 21.30 stasera. Quindi per ora vi dico ciao a tutti!